tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Come state? Io mi auguro di cuore tutto bene. Prima di cominciare, io ci tengo a ringraziare tutti i vecchi e i nuovi iscritti e niente, veramente grazie di cuore e partiamo subito. Vi voglio mostrare gli ultimi acquisti che ho fatto prima, insomma, di augurarvi un buon Ferragosto, per cui io direi di partire subito. Sono acquisti che ho fatto già da un po' di tempo, ma che non vi avevo mostrato. Ho acquistato su Notino. E che cosa ho acquistato? Intanto il tartellette Citron di Janart, di cui vi ho fatto già la recensione. Fantastico, lo sapete, mi piace tantissimo. Sempre nell'info box, casomai vi lascio la recensione riguardo a questo profumo. Poi, dato che l'ho trovato, c'era una forte scontistica, mi sembra sui 5 euro e qualcosa, ho preso anche Pavlova, sempre di Janart, ma ne parleremo presto insieme. Poi, sempre del marchio, insomma, Janart, ho preso anche il Rainbow della linea Boom. Anche di questo ne parleremo presto insieme, sempre sui 6 o 7 euro l'ho pagato. Ovviamente mi si sono attaccate alle mani anche due acque corpo di Avon. Una è la Blueberry e Orchid Scent, questa qui, e l'altra è proprio una novità alla maracuja e lime scent. Qui mi dice Tropical Messicana Body Mix. Ne parleremo insieme anche di questa. Poi ho preso del Juice Bomb da regalare, questo insomma lip gloss al cocco. Poi ho voluto provare il Carmex, questo è un burro cacao che io vedo spessissimo, insomma ho visto spessissimo dal canale di Silvia Amore Smodato Beauty, a cui mando un grosso bacio e quindi niente, l'ho voluto prendere perché lei ne parla benissimo, almeno per quanto riguarda le mie esigenze e niente, lo proverò. Poi, ormai voi lo sapete che sono fissata con tutti i prodotti Labbra e se del marchio Essence ho voluto prendere anche questo Lip Oil Roll-On alla fragranza Bubblegum. L'ho presa perché mi ricorda molto gli anni 90, gli anni quando andavo al liceo e per cui insomma un po' so il mio periodo nostalgia. Ho preso anche queste insomma, goccine per asciugare lo smalto di Catrice. Ormai trovo solo queste e quindi le acquisto. Ovviamente mi si è attaccato alle mani anche un bagno doccia, cosa che non doveva accadere, sempre alla maracuja e lime scent, o maracuja e lime scent. Che è il nuovo insomma bagno doccia della linea di cui insomma ho preso anche l'acqua profumata, ecco. Se n'è parlato in lungo e largo di questo, diciamo, di questo marchio, di questo tipo di prodotto e quindi l'ho voluto acquistare, dato la forte scontistica del marchio La Roche-Posay. Ho preso la crema Mela B3, che dovrebbe, credo, avere il fattore di protezione 30 e all'interno è fatta col 5% di niacinamide e B3. Dermatologi e tante persone che l'hanno provata ne parlano benissimo e quindi che fai, non la prendi? L'ho presa ed ho preso non il siero perché non c'era, ma ho preso il gel detergente, diciamo, per lavare il viso insomma della stessa linea, sempre Mela B3 e qui mi dice un gel micro peeling. Vedremo. Pare che si possa utilizzare anche d'estate, io adesso perché ho altro in utilizzo, ma vi farò sapere. Io sono come San Tommaso, ecco. E poi ovviamente che fai? Non ti fai un carico di maschere? Certo che te lo fai. Ora
I prezzi, credetemi, non me li ricordo, ma tutti super scontati. Allora, del marchio Sun by Me, questa al glutatione. Poi, ovviamente, i patch occhi di Garnier, questi qui all'acido ialuronico e all'arancia, al succo d'arancia. Poi ho voluto prendere questa qui, sempre di Garnier. Questa qui, la charcoal, però mi sembra una novità questa, almeno da come è fatta, almeno dal disegno, dal packaging. Poi una Garnier, questa qui con acqua marina, fiordaliso e acido ialuronico, questa è stupenda, acquistatela, è meravigliosa. Poi della It Skin, questa qui alla carota. Poi ho voluto provare questa qui, la Cryo Jelly, che tutti ne parlano bene, ma io ancora non l'ho mai provata. Poi questa qui, sempre del marchio Sun by Me, sempre al glutatione, ma questo è Real Glutatione praticamente, che è un forte antiossidante, quindi vedremo. Del marchio Olika Olika, questo qui, che non mi ricordo, Mugwort, a che cosa è, però insomma l'ho presa sicuramente, alla niacinamide all'interno sicuro. Poi sempre del marchio Lika Lika, Acai Berry. Poi del marchio Sun by Me, questa qui al miele, altra al glutatione. Qui tocca uniformare, bisogna brillare, bisogna schiarire le macchie e tutto, e poi una maschera in tessuto dopo sole, questa qui della Garnier, che era, mi sembra, meno di 1 euro, forse l'ho presa, o 1,19 euro, ma non di più, e quindi l'ho voluta prendere. E poi questa qui invece, un Yuja Extract, niacinamide e vitamine, sempre del marchio Sun by Me, che non conosco. Della Nature Republic, questa qui al pomodoro. Ho ripreso di Gabriella Salvete questa qui al cocco, che vi ho detto che è strepitosa. Poi del marchio Lika Lika, questa qui alla perla, e sempre del Sun by Me al retinolo intenso. Vedremo come mi ci troverò. E gli acquisti notino sono finiti. Poi sul sito Biointegra ho comprato i miei integratori al glutatione che servono durante il periodo estivo. Quattro confezioni in realtà, una già la sto utilizzando, ed è il glutatione, questo qui puro, 60 capsule, che io prendo una al mattino e una al pomeriggio, comunque lontano dai pasti. E mi ci trovo benissimo, anche perché oltre ad essere un forte antiossidante, le macchie, vi ripeto, vi attenua le macchie, vi dona luminosità al vostro viso, vide pure il fegato, ma anche aiuta i reni, per cui top integratore. Io acquistavo sempre quello della Nobil 3, che non riesco più a reperire online, ma questo qui praticamente è uguale, simile, per cui sono andata direttamente con questo marchio. Avevo una promozione sicuramente, non so quanto ho pagato, sicuramente ho speso sui 75 euro, non mi voglio sbagliare, 80 euro per 4 flaconi di integratori, che però sto bene pure l'anno prossimo, diciamo. Poi una mia amica, Roberta, qui mando un grosso bacio, siamo state insieme, è venuta a trovarmi a casa, mi ha voluto regalare questo shampoo della BioPoint, shampoo lucentezza diamante con complesso anti-pollution. Quindi staremo a vedere, voi sapete che queste cose mi piace tantissimo riceverle, per cui grazie tesoro mio. Avevo un buono regalo di 40 euro su Amazon, fatto, insomma, regalatomi per il mio compleanno, e
dato che non avevo una scadenza, verso la metà di luglio c'erano degli sconti su Amazon, i Prime Day, e quindi ho voluto fare i miei acquisti. E che cosa mi sono regalata, insomma, che cosa mi hanno regalato le mie amiche? Sono andata su un completo sportivo dell'Adidas, quindi ho preso questa canotta che non so se si vedrà benissimo, così fatta così dietro, non mi ricordo, questa qui mi sembra di averla pagata intorno forse ai 12-13 euro, è super scontata perché sennò veniva 24 mi sembra. Poi al costo di 16 euro ho preso anche questi pantacollant, diciamo, bellissimi con la scritta Adidas, forse adesso non si vedrà benissimo, con la scritta Adidas, sono carini, calzano benissimo, anche perché dovete stare attenti quando fate gli acquisti abbigliamento, perché anche dalle taglie non è che si capiva bene, infatti io di solito ho una M. Ma tutti nelle recensioni, quindi leggete le recensioni, dicevano che vestivano grandi e quindi ho preso una S e sono praticamente come se mi si fossero cuciti addosso questi abiti. Poi, ovviamente, ho preso per completare quest'acqua profumata Pop Lovers di Acquolina, di cui ovviamente vi farò un video a parte. Con la cartolina di luglio di Brochet ho fatto qualche acquisto perché avevo 2,50% da poter sfruttare. Dato che una mia amica doveva acquistare un profumo, io ho detto guarda, te lo prendo io che ho il 50% di sconto, e le ho preso il Monoi di Brochet. Lei lo desiderava tanto anche perché era un profumo che io gli avevo regalato e niente, gli è finito e lo voleva riprendere. Fatto che, insomma, le ho regalato la fragranza giusta per lei. Poi, per me stessa, invece, per sfruttare questo altro 50%, mi sono presa il fondotinta Plein Eclat, il rose 250, da provare come altra colorazione, perché io di solito prendo il 200. Vedremo se mi troverò bene anche con questo. Poi loro mi hanno regalato dei campioncini, insomma, di creme per il viso, qualche cremina Hydra Vegetal e Anti-Age Global, e anche questo shampoo e balsamo riparazione. Questo qui. E in regalo avevo questa, diciamo, pochette che dovrebbe mantenere freschi i prodotti, insomma, le creme, il doposole, eccetera, eccetera. Vi mostro gli ultimi acquisti fatti da Action, veramente pochissimi perché molte cose ve le ho fatte vedere anche negli short, e vi ho fatto vedere ovviamente le maschere, che quelle non mancano mai. Queste della Beauty Depth, che sono una novità, e sono una al guacamole, oli guacamole, con il, diciamo, con l'estratto di avocado, mentre l'altra è con l'estratto di arancia. Queste costano meno di 1 euro e veramente ve le consiglio. E poi avevo anche acquistate queste qui più giocose e carine, sempre del marchio The Beauty Depth, una purificante credo al limone, l'altra invece nutriente al mango. E queste qui, diciamo che l'applicazione Yuka mi dice che sono eccellenti, quindi vedremo. Ah, comunque mi sto sempre trovando bene. Poi, questo l'ho preso, questo kit di Chupa Chups, che all'interno insomma ha 5 burro cacao, l'ho preso per 2,99 euro, ma questi sono per mia sorella e per la sua amica, il burro cacao della Fruittella. Sono davvero carini, invece questo qui pagato 99 centesimi. Mentre per me mi sono presa questa novità, i lip oil, perché sono nel mio mood anni 90, sono veramente carinissimi, coloratissimi, e forse ce ne doveva essere anche uno color porpora, ma che io non ho trovato. Quando sono andata lì c'erano solo questi tre e
E quindi me li sono subito presa e sono con vitamina E e olio di jojoba, tutti ovviamente. Questo qui alla vaniglia, questo qui arancione è alla fragola, e mentre questo qui verde è all'anguria. Quindi curiosissima. E poi ho preso questa schiuma da barba che io utilizzo insomma per depilarmi le gambe. Pagata 1,8 euro, io compro quelle più economiche, ed è un formato da 300 ml. Poi, dato che sono una che cioè, distrugge tutte le cuffiette, per sentire la musica, i video, eccetera, perché amo isolarmi quando guardo video, eccetera, eccetera, e quindi ho comprato altre due confezioni, e queste qui le ho pagate 1,39 euro a confezione. Dai cinesi costano molto di più, 4,99 euro. Quindi c'è risparmio. Poi, dato che questi li perdo sempre, anche queste mollettine per i capelli, sempre pagate 99 centesimi. Ebbene, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Questo è stato tutto il mio ultimo shopping. Insomma, dell'ultimo momento, io veramente vi voglio augurare intanto buone vacanze, ma anche buon Ferragosto, divertitevi, mangiate tanto, bevete tanto, e niente, noi ci rivedremo presto con nuovi video sui profumi, insomma, ci saranno tante cose da vedere insieme, e niente, io come sempre, se vi fa piacere, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciarmi tanti like, tanti commenti. Non dimenticate di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video, e un mega bacio e alla prossima se vi va. Ciao!